Verona Milan oggi. Ci siamo. Sarà tostissima, secondo me. Visto che mi avete chiesto di fare il mio pronostico prima della partita, secondo me sarà dura. X più gol. Ho sentito dire che, non so se l'ho letto, il Milan è l'ultimo 4, mi sa, con allenatori nuovi, cioè quando sfida in un allenatore non ha mai vinto. Oh, sento lì, cioè lui non lo faceva giocare perché diceva non è pronto. Vediamo. Se fa bene. Può essere anche un'alternativa in più, visto che poi sono tutti rotti, anche De Ketelaere non c'è. Forse anche per quello che gioca. Dai Sandro. Galidi. No, il pallonetto così. Occhio alla conclusione, tanto è Luciano. E due tempi. Conclusione alla parte centrale. Occhio, bravo. Bravo Teo, bravo. Sì, meglio il Verona per ora. Dai, è anche abbastanza clamoroso, spalanca prima Giroud. Dai Rafa, dai Rafa, mettila dietro. Cioè, cos'è successo? Autogol. Vedi però, cioè, Leao è un giocatore che fa la differenza. Fa la differenza. Cioè, ti prende palla, perché se, cioè, i primi 9 minuti stiamo giocando male. Abbiamo fatto bene i primi 2 minuti, poi solo Verona. Però gli dà una palla, accelera e gol. Alla fine questo è il giocatore che è mancato al Milan negli ultimi anni. Manca il giocatore che giochi male e ti può fare la giocata. Sì, poi ci hanno regalato il gol. Cioè l'autogol non è... gli è arrivata la palla addosso. L'errore è il passaggio che mi è sbagliato, non l'autogol. Dai, 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 giro di nuovo. Aspetta Leao, aspettalo, aspettalo. Sì, mi sembrava che si fosse fatto male. Olivier! No! Cosa ho sbagliato? No! Cioè potevi far 2-0 in un minuto! Ma che palla gli aveva dato anche Brahim? Dai, ma come si fa? Gli facevo anche assist Diaz al fantacalcio. E oggi ce l'ha questo pallonetto, è già il secondo giro. Sti minuti però dove giochi, che hai bisogno, sono da sfruttare perché chiudi la partita. Dagliela! Dai, dagliela bene però! Cioè no? Tu magari ora giochi 5 minuti e una sola porta. Se vai sul 2-0, chiudi la partita. Non dico chiudi la partita. Bravo Pierre. Oh, Calulu sta diventando fortissimo. Occhio! Per il pareggio, per l'1-1, Gunter va a ringraziare. Sì, in gabbia poteva sicuramente fare di più, però per me l'errore più che di gabbia è cioè che era uscito troppo liberi quello del Verona. Sì, gabbia poteva fare di più rispetto a quello del Verona di prima, sono d'accordo, però adesso non mi sembra colpa sua del gol. Non lo so, sicuramente qualcosa che non è andato quando prendi gol c'è sempre, quindi. Vedi perché dicevo il 2-0 sarebbe stato importante, tocca sfruttare quei minuti, perché avresti chiuso virtualmente la partita, poi ti ritrovi che ora sei in pareggio. Dagliela, 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 dagliela! Era bella, era bellissima. Ritaglia, dai! Era messo male col corpo. Sarebbe andato in porta, Allora puoi andare a creare. Allarga. Allarga, Rafa. Danza sul pallone, Leao. Gioca. Altro appoggio. Lo mette per Fernandez. Poi Faraoni. Dai, Teo. A Leao. Era giusta l'idea. Ha avuto una chiusura. Passa Giroud, palla verticale verso Calulu. Dai Pier, no, ma come si fa? Si è sbagliato il contro, la contrata indietro praticamente. Finito il primo tempo. È un peccato. Ti ho detto il 2-0 dovevi fare. Sarebbe stata un'altra partita. Ma invece ti trovi che manco se si vince.
Dai Divock. In mezzo c'è Leao, c'è Rebic. Oh. Calcia. Ma che roba. Ancora possibilità per Leao. Appoggio alla fine a metà strada, quindi prova Calulu in qualche modo. Ce cioè, l'abbiamo perso Palla in modo imbarazzante proprio. Attaccano quattro uomini, arriva anche Rustic dall'altra parte. Va. Per lui sul destro, ancora se la porta sul mancino. Conclusione larga e alla fine su una situazione interessante per il Milan. Da una situazione interessante per il Milan. Cioè Sarri in pallo di là, poi sbagliamo il controllo. Stiamo per prendere il contropiede. Vai Ante! No! Ma come si fa? Ma possiamo sbagliare queste occasioni? Cioè era davanti alla porta solo! Chiaramente gli interventi di testa hanno monitorato di una attenzione. Ma contrasto con Magnani, rivediamo Rebic. E poi lo scontro assolutamente fortuito, senza nessuna cattiveria. Per me ci vuole Bernasera, io Diaz non avrei fatto. Cioè, solo Rebic per entrare, secondo me. Ma... questo è fallo giallo, fallo giallo questo. Bravo, Pierre. Può provare a sfondare ancora Calulu, il cross in mezzo a cercare Rebic. Dai. Anche Righi, tutti anticipati. Calcio, tira. Il riflesso di Montipò. Quasi dentro di Donati. Dai, non ci credo. Girati. Non è possibile, però. Bravo. Bravo. Che prende Netri. Occhio a giocare adesso Terni. Dai, Teo. Uno contro uno, Pomega offre una traccia. Lui ti viene servito, poi... Letta molto bene questa situazione. Per prendere il tempo per la giocata. Sì, Desandro! 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 Desandro era ora! Ci voleva! Oh, sempre lui a Verona! Mamma mia! Oh, non me l'aspettavo sto gol. Stava chiedendo alla squadra di stare un po' più bassa. Non ci credevo, cioè magari adesso poi non vinciamo, però non ci credevo. Comunque se hai fatto caso c'era Rebic, mi è sembrato che risultava già prima della vista. Cioè gli ha dato la palla ancora, tornando doveva prendere, se Rebic era così che risultava. Non riesce più la possibilità, sempre per veloce in mezzo, la reazione, e poi il tentativo di salvataggio ancora sotto porta. Non si capisce più nulla, non si capisce. Sì, ma è trattato, dai, è scandaloso. Non calciare, gioca. Gioca! Perché devi calciare? Non fischia. E fischia. Finisce qui. Finisce con la vittoria. Mamma mia che. Cioè non soffrivo così di una partita, non so da quanto tempo. No, non abbiamo giocato bene, però queste partite sporche vanno vinte. Meno male.